rifondare lo spirito. Amico mio, stavolta parleremo sul concetto di Dio. Parlare di Dio in 3 minuti non è facile. Vedi, anche perché se io ti dicessi veramente cosa penso rispetto a Dio, io ti userei violenza, perché cercherei di trasferire il mio concetto di Dio su di te. Ma vedi, la ricerca di Dio è fatta da l'uomo, è un cercatore, come tale deve partire alla ricerca. Dice la Bibbia che Dio disse ad Abramo: esci dalla tua terra e va. Abramo uscì dalla sua terra, da Ur dei Caldei, e andò incontro a qualcosa. Da Abramo poi nacque il popolo eletto e tutto questo. Però un concetto te lo voglio dire. Io sono arrivato a pensare che Dio non ci possiede, Dio ci contiene. Vedi, io esco fuori al balcone, guardo le stelle, io contengo il cielo che è grande entra attraverso i miei occhi in me, quindi io che sono piccolo contengo il cielo, la stella che è grande non mi contiene. Mentre se io posseggo un palazzo, io mi preoccupo dell'affitto, mi preoccupo di chi entra, di ladri, di tante cose, delle tasse, quindi divento schiavo del palazzo. Il palazzo diventa il mio padrone, non sono io il padrone del palazzo. Mentre se io guardo un bel palazzo e lo contengo, io posso ammirarne la bellezza. Che bel palazzo! Davanti alla reggia di Caserta, l'uomo che contiene la reggia di Caserta non si preoccupa di quanti soldi, ammira la bellezza. Ecco che Dio contiene l'uomo, contiene le creature, amico mio, non le possiede. Ecco che noi dobbiamo abituarci a contenere l'altro, perché se noi cerchiamo di possedere nostra moglie, possedere i nostri figli, possedere il collega, con tutti gli atteggiamenti, sai, di sopraffazione, noi in effetti produciamo violenza. Se impariamo a contenere l'altro, prepareremo un mondo d'amore.